Devo andare giù a spello, ma soltanto una storia, Francesco, quando non posso, ma un bicer de vin! Vabbè, se l'è per un bicer de vin, la volentiera. E così, Francesco, al bar si incontra questi fioli e arriva lì dove che sta sto bancon tremendo, un tavolone con tutta la roba di mangiare, che tutta la gente che aveva, Francesco, ma che bello, oh, che per tanto tempo che non ti sei incontrato, vieni, vieni Francesco, sentati, pronto, c'è un bel tocco di arrosto, anche un bicchiere di vino, grazie, grazie, tutti, che nessuno che si era insentato giù alla tavola a mangiare, che era tutta gente intorno che gridava, che era la sposa che si strasciava i capelli, il padre, la madre della sposa che la pagneva desesperata, ma cos'è che capita, che domanda, ma cos'è questo, un funerale o un matrimonio? Una disgrazia tremenda, Francesco, ma cosa è successo, che cosa? Ho già scoperto che un tinasso impienito di vino si era riversato in aseto. In aseto? Sposa bagnata, le sposa fortunata, ma bagnata in terrazetto, le disgraziata, le schicciare, le minare via con la terretta. E come la cavi adesso a fare il rapporto su Gesù? Perché questa. Ho sbagliato. Hai sbagliato. Sì. Quando sono successo di stare in lacrime di tutti intorno e subito andai a bere e che era una roba che ci subito andava, raccontami la storia, amici, beh, sai che siamo qua in un matrimonio, mi racconterò una cosa del matrimonio proprio del panzero, la sapete quella del matrimonio di Cana? No? Ah, ecco. Dice, ah, ti conosco, allora Gesù, ora arriva in queste nozze di cane con la sua madre, la festa era già sciupata, che era la gente che beve, disgraziata, ed è devota, accende la dita, poi si vede che gli si parla in telereggio un con l'altro, si è capitato così una disgrazia, cos'è che è? Cioè, vai. Non c'è più neanche una gotta di vino. Come? Un matrimonio senza vino? Ma perché non li compra così poco? Come poco? Li hai comprati per tre matrimoni? Ma questa mica gente che beve, questa inciuccia vino, inteta vino. Oh, tutti che piangeva, che era la madre della sposa. Che... E allora che cosa è capitato? Il padre della sposa dava testunate contro il muro, proprio arrivato un cattivo. Dopo? Tutto il vino si è sciambiato in aseto. Tutto il vino si era restato in aseto. Che disgrazia! Un vino in aseto per sposa bagnata, le sposa fortunata, ma bagnata in telaseto, le disgraziata, di schicciare, di menare via con la caretta. E tutti che si intrappolava in quel mentre proprio della porta a fianco, o venne dentro un giovine, bello, alto, fior de Deo, Jesus. No, già dentro. Fior già dentro. Anche la Madonna. Fior della Madonna, grande la Madonna. E invitati di riguardo, che arrivava giusto con qualche minuto di ritardo. Subito il mescitore del vino, o si avvicina alla Madonna, perché fa subito una ciarada, Madonna, sa che la donna ha fatto una disgrazia tremenda, c'è quella da tutto il vino, dove noi è stato dicendo, una volta di vino, questo mi ha detto, aiuti, che Madonna, alleluia, alleluia, alleluia. Subito si vede sui labbri degli Jesus un sorriso, ma così dolce era sto sorriso, che se non ti stavi attento, o le rodelle delle ginocchia ti andava a spuntolare sui dituni dei piedi scienciucati. Subito Gesù venne nel centro della stanza e valse, fa un silenzio, gioca, o pareva deve essere in Gesù al Santus. Gesù si avvicina e valse su una mano soltanto e comincia a tirare i diti vun per vuno a scroc, e poi valse sui tre diti, soltanto tre diti, che gli altri due io teneva schisciati, e comincia a fare dei segni di sono via l'acqua. L'acqua l'hanno già portata. Sì.
segni che fa solamente i fior di Deo. Mi ve l'ho detto, ero appoggiato un poco fuori via perché non guardavo, perché mi l'acqua mi fa impressione. Sento che proprio i pezzi del naso come un profumo di uva schisciata, non potevo sbagliare, era vino, boia che vino, me ne appoggiavo un golono, manda giù un fiadone, beati santi del purgatorio, Triana al manco di stagione dura, nata d'ora, buono, dava giù il gargosso, Saladini in tel mezzo, Frezzantino, proprio sharp the back, non veniva in Italia. E Jesus della montagna su un tavolo e mesceva vin per tutti e criava beve gente, fei de mon, fei allegrezza, non specie dopo il paradiso, chi loga in coin sulla terra, nel paradiso per si incrociava con gli occhi della sua mamma, la Madonna si perdonemme mamma, a dire stupidati, beve un goto anche voi mamma, e vi fa buon, le buon, le cialo, no no grazie, guarda, mi non posso che non sopporto proprio il vino, mi dopo dire stupidati, ma no mamma, è un vin buon, dolce, sceto, allo fight me! Allo fight me! E poi che anche a modo di gente disgraziata che va intorno a dire che il vino è peccato, che se è opera del demonio. Opera del demonio, dai, vai un po' tu, dai. No, vai che sei benissimo. Ma ti pare che se il vino fosse peccato, o Jesus che le avrebbe dato di bere alla sua mamma? Alla sua mamma di lui? Le ciapate di tanto amore per sta donna che mi rocò per tutta la grappa sgnappa di sto mondo. Che mi se è del tempo, no, qui però andiamo troppo dentro al miracolo delle nozze di Cana. E in quel mentre che era un prebete che ascoltava tutta questa e si avvicinava a Francesco che fa applaudimento, bravo! Oh Francesco, ma che meraviglia! Che non mai ascoltare una storia del Vangelo con sta donna, ma che interessa, che te sei proprio un giulare di Francesco. Senti Francesco, dimmi, vuoi domandarti una roba, ma ti Francesco, ma te che dai la permissione di raccontare il Vangelo in sta lingua, in sto modo qua, perché dice Francesco, che vuole la permissione, beato fratello innocenza che ti senti, ma certo che vuole la permissione Francesco, sta attento, che qua te va intorno a contare il Vangelo, che intorno a quei mandrà comunque le sante inquisizioni, che quelli qua dalla prosata facile, eh? Cosa devi fare? Guarda, bisogna che ti Francesco ti vada giù da un vescovo, un cardinale, guarda, meglio di tutti saresti di andare dal Papie a Roma, dal Papie, sì, Francesco. Oh grazie fratello per sto che ti mi dai sto apposta. Benissimo, Maltese non che lei è un cattivo sto papio, no, è una roba che dice innocenza se c'hanno, ti avete detto. E allora subito con Francesco e anche tu i suoi figli, amici, fratelli che si mette in cammino e vai, arriva a Roma. E quando arriva a Roma gli dice, per piacere, dove è che sta il Papi, dove è il palazzo più grande di San Pietro, che era quell'altro lì, lui sta lì. Ma perché cosa dovesse fare? Abbiamo bisogno di parlare con lui. E vanno subito in fondo che le guardie, proprio del palazzo, che così espulsi, poi vattene, così cioè, parlare col Papa di una roba che le dirette non posso raccontarlo, però tutti dicono d'accordo. La vostra che lui fece su un foglio di carta e scrivete quel che volesse dirvi, me lo pieghete, salite al latino,
non tanto bene, è scritto anche in volgare, non capisce. Beh, andate e loro si mette in scrivere qualche borseria e poi che lo danno e quando chiamo la risposta? Un po' di tempo, metteva lì tranquillo dopo che le arcade tranquille di sotto, sentiva e ste bom, aspettate. Che se siete fortunati anche stanotte può venire l'ordine di montarvi presso il Papa. E loro si mettono in San Francesco con tutti i suoi compagni e a Specia, ogni tanto li vede passare dalla gente, viene giù, eccetera, sente cantare, roba del Gesa, e poi passa il tempo, passa tutta la notte, passa. Dio presso e non arriva nessuno, non arriva, passa tutta la giornata, te porta, tanto che sono lì che si sentati, a se sente creare Francesco! E guarda nel susto, c'è un palazzo che è proprio di fronte e che è lì un avviso di Francesco, che non è un qualsiasi, è un cardinale che si chiama Colonna. Sono Colonna! E giù c'è tanto terrario che è tutta una strullata che discende con tutti i grandi che gira attorno e lui il balza sotto vescovo camminando quando arriva lì che la parola però San Francesco ne sbaglia e ne va a fare perché tutta la testa che c'è che gira come se sconciavo tutto smorocusciato, che anche i tuoi compagni, ma che cos'è? Cosa dovevi fare? Possiamo parlare con il Papa per avere il diritto di andare intorno a dire il Vangelo e contarlo anche in volgare? È un po' difficile, invece. Ma fa una cosa, venisci con me. Venisci tutti in presente, come si dice che siete, anche fa una sorprendita, andiamo, vanno su tutte le altre cose, le unica conta dentro la chiesa, sto orzo vescovo, e va su, e che il Papa, Innocenzo, che le ha insentato, e che subito viene, oh, cosa è, con quelli siete, questa gente, sono i miei amici che così a parlarti, con quello lì non mi piace. Capito cosa? Ride sempre. Guarda che sorriso, che sgarro, mi piace. Poi se riesci a lasciarmi, ti mi potete dire, per favore, fuori, tutti, non vai a parlare con della gente, ma chi? Guarda che non hanno parlato, anche ti, scusami, non farmi questi giochi senza, una giornata negra, tanto un altro giorno, fammi un piacere, vado tranquillo, e va via. Vanno via tutti e va a dormire il Papa, o va a dormire che avete tutti i suoi servi intorno, che prepara tutta la roba per l'acqua per la notte, e poi si indorme, ma nell'indormimento abbiamo un sogno, e sogno di essere dentro la cattedrale, e la cattedrale comincia a sbalunzolare da qui da là, l'arcata principale che era a rotonda, e poi anche una colonna che la sciava via. E in quel momento che lui non sa dove andare, lui, proprio il pontefice che scappa di qua, di là, di qua, ecco che è stato ferro un uomo piccolo, magro, che salta a bloccare una colonna che crava, proprio con un piede, lo ferma un'altra colonna, poi con una carapata che e piano piano ecco che tutto diventa tranquillo e sparisce il giovino e lui non si sveglia e subito le catane il terrore, il tremba e si mette a gridare per piacere andi a chiamare subito colonna l'albergo chiamate, vanno subito dei soldati alla casa che lì proprio le fassa, che le svegliano, le portano lì e arriva con colonna, con camon, vestito con tutto il camisone di notte e dice cosa le è capitato? Innocenzo, che lui non che è della simpatia, che è loro, non che dice mai santo Innocenzo.
non senso, basta, senza neanche il numero. E però gli dice, cosa è capitato? E l'altro dice, un sogno tremendo, sono qua ancora tutto sconvolgito. Tutta la chiesa, tutta l'architrave che si schermisciava, la cattedrale che andava a gioco, il campanile maggiore con quel suo sterilizzato andava a gioco come fosse di carta. E le è entrato dentro del corpo un giovane che era magro lì e che si cominciava a saltare di qua e di là come fosse un gioco e infermava con i piedi le colonne che si sciapavano anche con una carapata l'ha tirato su in trigo così, e poi per piano tutto l'avvenimento tranquillo, sereno e mi sono desvegliato con un terrore tremendo che potevo morire della paura che avevo. Era un sogno, ma sentimi un po', ma te che hai conosciuto chi era quel giovane che ti dice che è salvato dalla Chiesa? Ma ne parla per lui tuo, pensa che segnava tanto a quel che ti deve portare, quel che faceva i sorrisi sempre, che tutto lo sconosciato, tutto sporco, che sembrava un ladro. Ah, Francesco. Quel che mi aveva portato per parlarvi, sì, mi pare che fosse lui. E allora fammi un piacere. Questo è un segnale che ti viene dal cielo. Tita l'hai scacciato e lui ti era entrato in quel sogno. Adesso ti trociami e te che parte come doveva fatto già dall'inizio. Ti dice che dovevo farlo. Sai che è il segno del cielo. È vero. Allora, te che pensi di andare a chiamare? Sì, sì. Mi sono chi che l'aspetta, fa aspetto però non fammi restare qui in distruzione. E subito l'arcivescovo cardinale va via, e ha seguito dei fratelli di San Francesco, vanno su tutti, dico, vado dove sta fora a dormire, e Luciano dice, Francesco, preparati, perché è una fortuna tremenda. Innocenzo III le d'accordo di ascoltarti, mi raccomando, stia un po', ma comunque c'è conosciuto, oppure si è tornata la testa, e mi raccomando, quando ti sei davanti a lì, non sorridere. Vanno e porta su, porta in, e monta, e monta, e arriva dove è Papi è sentato e lui si alza, si leva lui dice, vieni qua, sedete qua, non sulla testa, no, ma sedete, non è una sedia, una cabretta come un'altra, vieni. Mi dispiace tutti di andare via che devo parlarvi perché c'è appena un'altra cadrega anche per me, quella cadrega da per me, mi sembra me tu che ti sposate da là, che ti dice, andate, voi cosa siete, ascoltate, è una roba che ne faranno andate. Scusi, ma prima siete stati scassati. Non che ne scusare, mi busi del papio. Senti, cosa posso far partire? Ho tante cose. Ma per esempio, una che ti piacerebbe avere, a me piacerebbe andare intorno a parlare del Vangelo in volgare, nel dialetto, così facile che la gente mi capisce, perché con il latino so benissimo che solamente i prevedi che hanno il diritto da raccontare il Vangelo in latino, soltanto in latino, perché mammino non lo sappia bene il latino, però va bene, si può fare, ti può anche raccontare intorno, ma dove ti piacerebbe andare a raccontare queste cose? Un po' dappertutto, anche dove i mercati, dove la gente, dove il lavoro, per esempio anche, dove i magna, anche in Gesa mai. Ma mi piacerebbe andare in Gesa, ma non vorrei fare confusione con quelli. Ma vedremo presto. Che cosa ti vorrei avere? Ah, vorrei che tu tenessi il permesso di mettersi un gruppo di gente che sta sempre insieme. Ah,
Bello, sì, si può fare. Ma perché voi stareste sempre lì insieme? Beh, perché siamo una comunità che cerca di dare alla gente che ha difficoltà, che ha fame, che i blasfema, che mangia quando vuole, eccetera, e raccogliere e fare in modo che la gente sia generosa e che dia intorno da distribuire qualche gambe da bagnare. Bella, una bella, mi piace. E come fit questa roba che raccogliete, come la raccogliete, che avete gli occhi dove mettere, ma non è che non dovremmo raccogliere dalla roba, non è che si dice a quei che vuole dare, guardate là che della gente che gli ha bisogno di mangiare, potete andare, che avrà portato, portate anche voi, e anche là che dice, poi cercate, voi conoscete, gli si incontra dappertutto in questo momento di disgrazia, che la gente che muore di fame per la strada, e voi, e perché non raccogliete voi della vostra comunità e per la distribuzione? Pericolo, come pericolo? Perché per catare tutta questa roba, metterla in sembia, dividerle e per dire a chi credemo che veramente vede, quello lì non credo che cambia bisogno, quello là, no, quello lì non mi piace, quindi, no, non mi faccia che non mi piace, a te ti do tutto quello che ti vuoi, perché tu mi sei simpatico, quello che l'ha fatto la tua famiglia, perché tu vedi, signor Papi, c'è una roba che è come un pochettino di... faccio fatica a dirvela, insomma, ho scoperto una roba che il raccogliere e gestire la carità è la condizione più grande che sia nel mondo. Chi ha la possibilità di gestire ha il potere più grande che anche non si può pensare di Dio mesmo. Come sarei a dire? Allora vuol dire che mica che raccoglisco per dargli intorno alla gente, fare un errore, ma tu sei il Papa, non fate mai errore il Papa, anche se fai errore nessuno si permette di dire che ti sbagli. Ho capito, fago errore però nessuno può dirmi. Senti, queste robe che ti dite intorno sono belle. Sono fatto di far dare tutti che pensano ognuno per cosa che la chiesa deve essere più povera, vero che è così, che è umile e non deve avere che una banca, non deve avere la banca. E c'erano già allora le banche, non è una cosa che ho aggiunto adesso. E allora ti dico che questo discorso mi... Anche perché sono tulpapi, non sono stata ancora abituata all'idea di far tombornare in povertà tutto quello che hai, quindi dovresti andare a fare un piacere. Anche dei frontun, dove i porci, i maiali, capisci? E lì che sti porci che i magna, i braga, i tizi, eccetera. Però se ti con la tua voce, ti vai dentro e ti dice questa roba della carità, tu vedrai che e ti farà festa e ti imbarazzerà e imbarazzerà anche a te. Che nella tua visione, quella vera, non agli uomini, non li capisci. I porci li capisci. È un'idea, dice Signor Francesco, un'idea meravigliosa, solamente un papi poteva avere un'idea di quella maniera di andare fuori, se no, grazie, papi, dice via, vado, scende delle scale, vai, che corre, i fratelli di Francesco, i ricordi, dice, dovete vai, dite, vado dove che nel porcellane, voi vado là nel porcellane che devo parlare, che siete stati fuori, tu non mi importanza, devo andare anche da solo, dice, arriva, dove della
della sprecata, anche un gran prate che di bisdondi, va dentro dove che i porci, che dentro tutti i porci che si rimuovono, che delle forocrasse, dei porcellini dei fasorca, che dico in una strisseria di merda da partito lì, ormai sono venuto perché il Papa in persona mi ha detto venire da guardare e di abbracciarmi per lui e raccontarmi la storia, per raccontare quanto che c'è del presente della vita anche di altri, anche del Vangelo che voglio rifare, e abbraccia le cose, dopo cantiamo insieme e si dà i basi che gli chiede.